she like me cause my dick is long. I do the survey to leave me alone. I hit my jeweler, the ice on my phone. I bought a Mazzy to hit that bitch boom. I got a Uzi to hit that bitch boom. Bitch, I'm a monster, you want me consume. Keep it with demons or what is a gun? After you suck me, bitch, get it. Ora, se non vai al Ganas, è il Ganas che viene da te. Oh! Di avere un problema quando... A parte che è pulitissimo, sì, vai. Quando non sai accendere tipo il forno, cioè, ma cosa vuol dire ste cose? E come si accende? Cioè, io sto girando le cose a caso, ma non è che esplode. E quindi? Ah, così! Ah, ok, ok. No! Perché tu... No! Cosa vuol dire? Aiuta! Ok, mi state tutti sgridando dicendo il fornello è sporchissimo, ma non sono a casa mia, io so che dovrei pulire, però... che devo fare? Non so manco accendere un fornello. E poi tipo... Cioè tipo loro là dietro mi hanno messo ansia, quindi ho architettato tutta sta cosa di cuscini per coprirli, perché a me tipo i poster mi fanno troppa ansia e mi sento fissata. Quindi niente, sto cercando di farmi un tè, riuscirò nell'impresa. Ok, allora ditemi che non sono pazza, soprattutto che non sono l'unica che quando tipo va a casa di amici e vede foto, che ne so, di altri amici e parenti sul comodino di persone che non conosco, mi sento tipo troppo in soggezione, troppo osservata, cioè, tipo faccio... Oppure ancora peggio, tipo quando sono a casa mia e tipo faccio pasticci e tipo c'è la foto di mia mamma e di mio papà che mi guardano, tipo io le giro perché mi sento troppo osservata. E mi metto ansia perché tipo le foto proprio ti guardano, cioè se tu guardi l'obiettivo è tipo effetto Mona Lisa, capito? Effetto Gioconda, quindi dove ti sposti quello ti guarda. E quindi sono costretta a girare la foto. Ok, sono pazza. Comunque mamma e papà vi amo, non giro le vostre foto. Altra cosa, mio fratello tipo odia essere tipo social o cose così, si è appena fatto Instagram, mezzo che l'ho obbligato, quindi seguitelo, anche se odia essere associato a me perché è tutta una, cioè lui proprio è tutta un'altra persona, ma dovete seguirlo perché non fotti con i decrescenzo e sì, molto probabilmente tra 10 minuti mi scriverà "taglia storia" e mi sgriderà, quindi non so quanto possa durare questa storia, ma nel frattempo voi seguitelo lo stesso perché Decre Family, we are family. Finalmente è arrivata la donna delle pulizie. La bella lavanderina.